Buonasera a Lorenzo Fontana, ex ministro Fontana, già ministro della famiglia, poi passato agli affari europei, se non erro, per un brevissimo periodo e adesso torna a fare il politico normale. Come si sente? Mi sentivo un politico normale anche prima, della verità. No, però io ho sempre sostenuto una cosa, purtroppo da diversi mesi, dalla campagna elettorale delle europee, che ad un certo punto questo esperimento, questa esperienza di governo, che è andata anche bene nei primi mesi, da giugno fino a fine anno, eccetera, poi però aveva avuto tanti tali problemi, soprattutto anche direi di carattere politico e personale, con gli alleati di governo, che non era più possibile andare avanti, quindi secondo me non potevamo far altro che fare quello che abbiamo fatto e sinceramente io sono più contento così che andare avanti con l'esperienza di governo che non ci avrebbe portato assolutamente a nulla, siccome quantomeno per me non far nulla o comunque mantenere una poltrona tanto per mantenerla, insomma, non è nel mio modo di fare, io sinceramente sono più contento così, perché altrimenti non avremmo fatto nulla di buono. Io voglio andare dottore Fontana, però non le sembra che al di là delle considerazioni legittime dal punto di vista politico, che sono assolutamente legittime, eravate bloccati sulla flat tax, eravate bloccati su tutta una serie di provvedimenti per la piccola e media impresa, lei stesso in qualche modo ha pagato dei prezzi perché voleva, in qualche modo devo dire in modo molto diretto e trasparente, fare delle politiche della famiglia in un paese dove non si fanno da 50 anni, eccetera. Però al di là di tutto il risultato è che voi siete fuori. Le sembra che riproporre lo stesso schema mi consenta urlato, forse non dovreste investire di più nel riorganizzare un attimo le truppe del centrodestra, di cui avete chiaramente la leadership, e andare in quella direzione, perché soli contro tutti non mi pare una grande strategia, no? No, ma infatti io credo che qui la questione non sia di andare soli contro tutti, perché la battaglia chiaramente è abbastanza tosta e l'abbiamo visto, e si tratta però di definire dei perimetri. Abbiamo visto proprio in questi giorni come l'Unione Europea, che è sempre a trazione franco-tedesca, sia molto entusiasta di questo governo. Non c'è dubbio. Questo dovrebbe far riflettere, perché se paesi stranieri sono così entusiasti di questo governo, il cittadino, ma anche qualsiasi italiano, dovrebbe chiedersi: ma sono entusiasti perché faranno gli interessi italiani o faranno gli interessi appunto di altri paesi? Perché qui sorge il dubbio. Allora il perimetro è, cioè, fra chi vuole fare gli interessi italiani e chi evidentemente magari gli interessi degli italiani è disposto a metterli magari anche da parte per un interesse differente. Purtroppo l'abbiamo visto nel corso di tanti anni in passato e temo che sarà quello che accadrà anche nel prossimo futuro. A mio modo di vedere, noi abbiamo tentato di cambiare anche un po' quella che era la visione dell'Europa per il futuro. Abbiamo provato a parlare con membri del PPE, del Partito Popolare, e questi però purtroppo a un certo punto ci hanno chiuso la porta in faccia perché hanno preferito andare avanti in un'alleanza con i socialisti, con i verdi, con i liberali, che però hanno a livello di idee in mente un progetto europeo e probabilmente anche molto più vasto di quello europeo, che è completamente diverso dal nostro progetto, e anche di quello di una parte dei popolari. Infatti secondo me il problema sarà proprio in un partito del centrodestra, che è in Forza Italia, dove ci sarà una parte che c'è una parte che si rispecchia nei nostri valori e in quello che noi vogliamo portare avanti, e una parte che invece è più appoggiata alla sinistra, fondamentalmente a liberali e socialisti, ma è un perimetro e una visione politica del futuro. Loro potrebbero dottore Fontana, loro potrebbero oggettivamente, no, spaccarsi e un pezzo andare col governo, no? C'è il rischio. Ma non è che sia un rischio, è una cosa che sta nei fatti, perché la maggioranza che adesso c'è in Italia... Parlo di Forza Italia. La maggioranza che in questo momento c'è in Italia, però è un'emanazione o comunque una
cosa che si sta già vedendo a livello di Unione Europea già da molti anni, la cosiddetta maggioranza Ursula. In questo momento in Italia manca solo una parte, quella del PPE, chiamiamola così, ma io non avrei nessun, non mi sorprenderebbe se una parte di Forza Italia dovesse un giorno appoggiare un governo di questo tipo, ma o essere addirittura annessa, o essere addirittura annessa da qualche, dal PD, giusto? Ma sì, diciamo che forse c'è una parte del PD e una parte di Forza Italia che vanno d'accordo. E quindi potrebbe confluire una parte di Forza Italia nel PD, in teoria. Diciamo che potrebbero creare qualcosa di nuovo. Senta, la Carfagna, che fine, la Carfagna che ha avuto questa discussione con Berlusconi, eccetera, tende più verso di voi o tende più verso il PD? No, per esempio penso che Mara Carfagna sia più verso di voi, una persona che ha più simpatia, ma non credo, mi sembra che con Salvini ha avuto diverse volte da ridire, insomma, quindi è chiaro che se noi guardiamo quello che avviene a livello europeo, il fatto che c'è una parte di Forza Italia che magari potrebbe avere simpatia per questo governo non mi sorprenderebbe, io ovviamente mi auguro di no, e mi auguro che tutti vogliano magari avere a che fare con noi anche in futuro, ma temo che vedendo le dinamiche europee, io in questo momento mi trovo a Bruxelles, quindi insomma vedo quello che accade qui, temo che purtroppo anche in Italia prima o poi succederà una cosa di questo. Senta, lei ha pagato per, se, al mio personale avviso, mio parere vale nulla, però è il mio parere di osservatore, lei ha pagato secondo me un eccesso di schiettezza e di onestà intellettuale, nel senso che lei anche a volte un po' ingenuamente, secondo me non per strategia di comunicazione, ha detto un po' quello che pensava, che fa parte della sua cultura. È così difficile in Italia poter fare serenamente una politica pro famiglia? Perché poi in un paese che si dice cattolico un Fontana viene poi dipinto come un mostro? Se l'hai mai chiesto in fondo cosa c'è culturalmente? Se mi dà risposte un po' più brevi, così faccio più domande. Certo, penso che purtroppo non sia più un paese cattolico, l'Italia come purtroppo tutta l'Europa, quindi chiaramente una visione cattolica è minoritaria in Italia così come è minoritaria in Europa, e non a caso insomma viene abbastanza osteggiata. E purtroppo invece la questione delle politiche della famiglia e soprattutto della natalità saranno centrali per il futuro del paese, perché se non c'è natalità non c'è neanche futuro, né per l'Italia ma neanche per il resto d'Europa, quindi insomma sarà comunque una cosa che varrà a riproporre. Però per avere la natalità, adesso non riapriamo il file, però bisogna finanziare gli asili nido, il solito discorso, lei sa, lei è nordico come me, siamo nordici, a Milano costano 500 euro, cioè 400 euro. Ma infatti un po' di fondi siamo riusciti anche a metterli per gli asili nido, per l'incentivo alla natalità. Certo che deve essere una delle priorità. L'anno scorso, nella scorsa finanziaria, purtroppo c'erano due famose priorità, reddito di cittadinanza e quota 100. L'hanno assorbito. Lei si è trovato, sì. Certo. Però come sempre la famiglia, io so che lei ha fatto battaglie notturne, eccetera, so che si è veramente adoperato, poi alla fine la famiglia ne risente perché giustamente c'erano altri problemi. Senta, la lobby, cosiddetta lobby gay, la parecchio, non tutti, un pezzo no, però diciamo la lobby gay più cosiddetta laicista l'ha parecchio ostacolata, su Verona c'è stato un movimento insomma forte, eccetera. Quanto pesa invece questa, quanto ha pesato questa lobby o presunta lobby nella formazione di questo il gay laicista, mettiamo così, così non circoscriviamo, in questo governo? Sì, io poi chiamerei che sono più che altro persone di sinistra e quindi hanno una visione completamente magari differente, come giusto che sia dalla mia. Ci mancherebbe altro, però quanto ha pesato, è la domanda, questa lobby nella formazione? Che comunque abbia pesato, se poi teniamo conto che anche qui a livello europeo comunque ci sono certe lobby che contano molto e particolarmente, molto organizzate e che fanno valere
i loro interessi, i loro diritti. Cioè la lobby gay attraverso l'Europa potrebbe aver inciso, questo mi sta dicendo questo? Ma anche in Italia sicuramente, diciamo che tutti quelli che ne hanno osteggiato sicuramente sono contenti di un governo molto di sinistra come questo, che penso che anche sulle politiche della famiglia insomma avrà una visione completamente diversa, o comunque insomma farà delle cose che magari io non avrei fatto, e quindi credo che sicuramente questo sia stato un punto d'incontro. Poi insomma penso che siano anche rappresentati anche all'interno del governo. Io adesso non conosco le storie di ognuno, ma presumo che ce ne siano diversi, ecco. Senta, adesso c'è stato tutto il dibattito sui gay che si dichiarano, quelli riguardante questo governo gay che non si dichiarano. Lei si è dichiarato subito pro famiglia, si è dichiarato subito cattolico, se mi posso permettere, cattolico diciamo conservativo, non so come che aggettivo abbinare. Invece perché un politico o un ministro dovrebbe avere problemi a dichiararsi gay? È corretto secondo lei non dirlo? Ma no, non lo so, secondo me non ci dovrebbe essere nessun problema, anche perché non. Se uno poi io penso che la politica debba essere valutata in base alla bravura o alla non bravura di una personalità politica o di uno di come gestisce un ministero, quindi almeno per me conta veramente molto poco, senso conta la bravura di una persona, poi il resto, la vita privata, quello che uno fa nel privato non è assolutamente. Sono cavoli suoi. Lei ha amici omosessuali? Sì. Ma certamente. Infatti. Ma certamente. È stato mai oggetto di un corteggiamento, ovviamente rifiutato, di un uomo? L'ho chiesto anche a Salvini. Allora, essendo qui a Bruxelles, ce ne sono diversi, anche amici, ma cari, fraterni, e hanno detto che comunque da parte di qualcuno, comunque sono abbastanza anche apprezzato dal punto di vista fisico, ecco, però chiaramente non era una cosa che mi interessasse. Questo lo so perché la conosco. Senta, veniamo a Conte, adesso veniamo a questioni più politiche, veniamo a Conte. Testimonial del vostro governo e poi improvvisamente guida un governo quasi di estrema sinistra, cioè è un che salto, cioè come lo possiamo definire, Ridolini, cioè per tutte le stagioni. Sì. Solo che gli uomini per tutte le stagioni. Cioè prostituzione politica? Prostituzione politica? No, diciamo che intellettuale? Sono molto legati al potere e quindi sono poco legati ai valori. Ma lei se l'immaginava Conte così spregiudicato? Perché lei ci ha lavorato, guardi, scusi, Guardi, magari così spregiudicato no, lo vedevo come una persona che sicuramente non aveva valori saldi da difendere, perché quando hai valori saldi da difendere, o comunque pensi di trovarti in determinati valori e nel giusto, prima di passare da una parte all'altra, di cambiare completamente così, insomma ti fai anche un esame di coscienza, ecco. Da questo punto di vista mi sembra che ci sia stata troppa facilità da passare con quelli che erano, diciamo, l'opposizione e che tra alcuni di questo governo erano acerrimi nemici, perché insomma la diatriba fra 5 Stelle e PD era di essere veramente dei nemici. Essere amici tutto d'un colpo è qualcosa che comunque sa di strano, ecco, sicuramente. È rimasto delusa dalla figura Conte? E quando ha sentito il discorso su Salvini, devo dire, io non ho votato Lega, però devo dire che mai votato Lega, ma devo dire, apprezzo Salvini a livello personale, lo conosco da 25 anni, lo considero una persona per bene, e sentirlo aggredire così da Conte mi ha infastidito. Mi è dispiaciuto perché non è possibile che fino a 2 settimane prima ci fosse un rispetto e... Ha pensato che faccia di tolla? Ho pensato che non è un comportamento che dovrebbe avere una persona che ha un incarico così importante. Perché se questa era l'opinione, allora Salvini ha fatto doppiamente bene a terminare l'esperienza di governo. Perché io un po' di sospetto ce l'ho sempre avuto che non lo sopportassero, anche gli altri che non ci sopportassero. Però il fatto che in l'aula del Senato ci siano stati degli insulti così pesanti nei confronti del ministro più importante dello scorso governo, perché lo è stato oggettivamente, al di là del fatto che può piacere o non piacere,
E beh, mi ha fatto riflettere sul fatto che non è stato un comportamento assolutamente adeguato e mi ha fatto perdere molta fiducia e stima che avevo nei confronti di questa persona che si presenta molto bene, però sa, si dice i lupi travestiti da agnelli, no? Mattarella ha contato, no? O no? Mattarella ha fatto fondamentalmente quello che doveva fare. Chiaro, noi avremmo preferito andare il voto. Qui due partiti politici che hanno la maggioranza Camera e Senato, tre partiti, perché c'è anche Meu, riescono a fare un accordo di questo tipo, Mattarella non poteva altro che prendere atto della situazione. Poi sento anche delle critiche nei suoi confronti, ma io devo dire la verità che lui ha rispettato quello che è la Costituzione. Poi che lui magari si augurasse di fare un altro governo invece che andare all'interno, questo può anche essere, vabbè. Però non c'entra con quello che doveva secondo me svolgere secondo la Costituzione. Qual è il disegno adesso vostro? Fate Pontida, è vero che Meloni e Salvini non si parlano, può smentire? Ma questo sinceramente non lo so, però mi sembra che ci siano grosse affinità politiche, quindi mi auguro che si parlino, perché anche penso che siamo alleati abbastanza naturali. Una campagna che ci sarà da fare adesso nelle prossime elezioni e anche quando arriveranno le prossime politiche. Senta, quindi cosa fate? Vabbè, Pontida, i vari appuntamenti, però se vi fanno se vi cambiano la legge elettorale, vi inchiappettano, scusi, lo dico io. Ma noi supereremo il 50%. quindi poi... Però per questo vi dovete alleare con Silvio, non siete stati sempre carini. Non è detto, ma cioè Silvio è una persona, secondo me avete sbagliato su un punto con Berlusconi, che è una persona che, ripeto, io non ho mai votato, dico però grandissima stima e ammirazione per la sua tenacia. Secondo me anche l'aspetto età andava un po' anche rispettato, è un signore di una certa età, ha avuto degli acciacchi, invece ho visto parecchia aggressività in voi. Forse dovete rivedervi un po' con Silvio, no? Ma io ritengo che la questione di Forza Italia sia una questione politica, cioè nulla di personale nei confronti dell'uomo, ma da parte mia, io ho avuto modo di conoscerlo tra l'altro recentemente, quando ho fatto la prima visita a Strasburgo come ministro, ho avuto modo di incontrarlo, è stato veramente un bel feeling fra noi. E quindi nulla dal punto di vista personale, però c'è una questione politica dirompente, soprattutto nei prossimi anni sarà dirompente, quella della divisione fra chi vuole un'Europa più legata all'identità e alla tradizione e chi vuole invece un'Europa omologata. E purtroppo Forza Italia si trova nel mezzo, ma così come posso dirne altri, Orban, così come la CDU, come la CSU, CDU tedesca, tutti questi partiti popolari hanno e incarnano un'anima comunque identitaria e un'altra anima che invece è più liberale, e purtroppo da lì nascerà qualcosa, da lì si fratturerà qualcosa, quindi non è una questione personale, è una questione politica, almeno per quello che mi riguarda. Poi non so quali toni. Vabbè, ma voi non ce la fate da soli, ragazzi, voi non ce la fate. Ma da soli poi scusate, cioè è dura, per cui vi dovete Sì. No, ma se andiamo a vedere quello che è successo per esempio in Germania la scorsa settimana, elezioni regionali per carità, Martin Antiva for Deutschland ha raddoppiato praticamente i consensi in due land tedeschi, arrivando in un land al 23% e nell'altro al 28%. E in Germania è particolare che un partito cosiddetto di destra, ma che non c'entra più il fatto di essere di destra, che prenda percentuali così importanti. Vabbè, la gente sta male, ragazzi. È il problema della sinistra. Che la sinistra non capisce che la gente non sta bene, cioè si rifiuta di capire questa cosa qua. Cioè, c'è un bellissimo libro di Rampini che è di sinistra, è molto di sinistra, che tra l'altro ha vissuto anche a Bruxelles, a volte porta esempi di Bruxelles, che parla appunto di questa cosa, che la sinistra ormai rappresenta l'elite e infatti prende voti nelle grandi città, nei centri urbani importanti, ma c'è tutto, l'Europa non è quello, l'Italia non è quello, l'Italia è anche tutta la composizione delle periferie, le campagne, eccetera. Ed è lì dove ci sono le persone, quelle diciamo, che votano per i partiti sovranisti o identitari. Perché hanno segato Minniti, secondo lei?
Perché? Hanno segato Minniti, secondo lei. Non lo so, ma forse non era amato da una parte importante del PD, penso questo. Si dice di Renzi, no? Che abbia messo il veto. Può darsi. Renzi comunque ha un'influenza importante in questo governo, anche perché non fosse altro che i gruppi parlamentari per la maggior parte del PD rispondono a lui. Senta, la Boschi, poi mi avvio verso la chiusura, la Boschi per voi è stata proprio servirvela sulla pizza, sul piatto d'argento, la candidatura in Trentino, insomma lei poi è nordico, ancora parla, ancora twitta, ancora... c'è, incredibile, no? No, è un suo diritto, è un suo diritto. Ma per carità, senz'altro, ma io sono convinto che certe... Come donna le piace? Come donna? Io preferisco le more e il Mediterraneo, nonostante io sia nordico, preferisco le more, infatti mia moglie è di Napoli, quindi insomma... Ah, complimenti, vedi, lei è tutto meno che razzista, lei è tutto meno che razzista. Ma senz'altro. Però più parlano, secondo me, Renzi, la Boschi, più fanno un favore a noi, perché se fanno sentire quello che è il vero loro peso all'interno di questo governo, fanno riflettere anche gli italiani e anche gli elettori dei 5 Stelle, di cui immagino tanti saranno delusi, se non subito a breve. Ultimissima cosa, la questione migranti, che è il vostro grandissimo cavallo di battaglia vincente, eccetera. L'elezione della Lamorgese, che insomma ha una filosofia opposta alla vostra, rispettabilissima persona, rispettabilissimo prefetto, però qui adesso è diventato un politico, quindi si può parlare di politica. Siamo anni luce, no? Dalla Lega. Cosa farà la Lamorgese? Purtroppo temo che non si opporrà ovviamente agli sbarchi come ha fatto Salvini. Ma perché li vogliono? Perché li vogliono? Se l'hai mai chiesto? Per finanziare le cooperative, giusto? Sì o no? Io penso che da un'altra parte trovo plausibile la spiegazione che una certa forma di immigrazione, immigrazionismo proprio massiccio, serva per a livello europeo non solo tenere bassi salari, e comunque avere diciamo manodopera a basso costo. Quindi agevolare il grande capitale. Giusto? Certamente, ma è una questione economica, è prettamente una questione economica, per quello che noi parliamo di schiavitù quando si parla di immigrazione come la vediamo in questi ultimi anni, è una forma di schiavitù, è un tentativo di portare persone con bassi, che ovviamente non hanno nessuna pretesa dal punto di vista salariale, a farle lavorare facendo così, quando dicono i lavori che gli italiani non vogliono fare, gli italiani non li vogliono fare a quei bassi stipendi determinati lavori, e quindi usano fondamentalmente della manodopera a basso costo, talvolta addirittura usano il caporalato, no? Da un'altra parte io penso anche che sia una condizione per fare in modo di indebolire le identità dei popoli europei, perché chiaramente, ripeto, io mi trovo a Bruxelles, ci sono interi quartieri che non sono diciamo propriamente belgi, nel senso che ci si trova in delle realtà, penso a Molenbeek, tristemente famosa, dove ormai l'europeo non c'è più assolutamente. Cioè il rischio di terrorismo, il rischio infiltrazione terroristica con la Lamorgese, se la politica del governo Lamorgese potrebbe crescere, se apre. Diciamo che purtroppo è un rischio che corre tutta l'Europa, perché quando ci sono flussi di culture e di persone talvolta così diverse che fanno anche magari fatica ad integrarsi, si possono creare delle sacche di ostilità che purtroppo abbiamo visto in Europa, ogni tanto capitano purtroppo atti e fatti di questo tipo. Ultima cosa, sì, Casalino ha dichiarato la sua omosessualità, non è un segreto, ma al di là di Casalino, è vero che ci sono tanti gay in questo nuovo governo? Sì, penso ce ne fossero anche nel precedente, però non ho mai approfondito la questione, devo essere sincero, però si capisce insomma che magari qualcuno ha dei gusti differenti dai tuoi, ecco, così. Senta, voi però gli avevate un'associazione, perché la Lega, io l'ho studiata, io ho conosciuto tanti gay militanti della Lega, posso dirle? Ma certo, ma non è... Cioè non li avete mai discriminati? Ma non ci mancherebbe, ma le situazioni sono probabilmente anche adesso... Anche posso dire che Salvini secondo me non è omofobo? Posso dirlo? Ma ci mancherebbe... No, è stato detto, posso dire che è una cazzata? Ma quella è propaganda politica,
cioè come quando dicono che è razzista, io so benissimo che lui non è razzista. Ha sempre detto che i regolari vanno difesi, ovviamente se si comportano bene, che gli altri vanno... Certo, ma Salvini non è razzista, non è cattivo. Però un'autocritica, e poi la lascio, che è stato gentilissimo, la dovete fare. Per esempio il Papete è stato ingigantito da noi giornalisti, lo ammetto, è stato ingigantito. Però insomma, che c'entra Fontana col Papete? Nulla. No, è da tanti anni che andiamo al Papete, devo dire la verità. Poi quest'anno c'è stato il caso, ma saranno almeno 6 anni che torniamo, forse anche di più. Quindi li abbiamo strumentalizzato noi. Ma infatti io ho visto anche che hanno usato delle foto di qualche anno fa per un po' screditare Salvini. Ma andiamo lì, non è uno stabilimento balneare, poi c'è anche la musica, ma... non si è fatto nulla di male, No, quello non vi accusa nessuno, tant'è che si sono aggrappati al motorino lì sull'acqua, insomma, onestamente, cioè, mi sembra un peccato veniale. Quest'anno effettivamente essere in quella sede è stato difficile perché c'erano quasi più giornalisti che bagnanti, e quindi anche per chi voleva stare lì tranquillo non è stato sicuramente piacevole, ecco. Ultima cosa veramente, quanto dura, so che per lei... comunque ogni giorno è di troppo per questo, se dura questo governo, quanto dura e quanto vi serve per riorganizzarvi, poi la lascio. Ma sicuramente penso che ci daranno molte soddisfazioni dal nostro punto Vabbè, per voi è facile. Sicuramente una grande mano. Ma un anno dura, si arriva alla nomina del Presidente della Repubblica. Consiglio a Zingaretti. A proposito, Zingaretti e Salvini, è vero che c'era il patto per le elezioni o no? Però l'ho visto solo in televisione Salvini parlare di questo e ha negato. Ha negato, ok, prendiamo atto. Ma al di là di quello, però, devo dire la verità che pensavo che sia Zingaretti sia, a dire la verità, Di Maio volessero andare alle elezioni, perché Zingaretti per questioni interne, per ovvi motivi, Di Maio perché aveva detto mai col partito boliviano. Insomma, quindi però qui ovviamente la politica italiana non ha dato buona prova di sé anche stavolta, ecco. Un consiglio al PD, che quando va al tavolo con i 5 Stelle, visto che lei li conosce, poi chiudiamo veramente. Visto quello che vi è successo, se vogliono portare a casa qualcosa dovranno avere molta pazienza, perché comunque non è facile trattare con i 5 Stelle e talvolta è anche impossibile. E quindi hanno il pugnale dietro nascosto? No, perché poi ho visto che voi non parlate tanto male di loro, devo dire giustamente, perché ci avete lavorato un anno e mezzo, quindi siete furbi su questo, però insomma è difficile, è dura. È dura soprattutto su determinate questioni, è stata veramente molto difficile. Io penso alla questione della giustizia o dell'autonomia, talvolta ci sentivamo anche un po' presi in giro, però ormai quello che è stato è stato. Dottor Fontana, in bocca al lupo, noi la ringraziamo, andiamo a NER domani, un grandissimo in bocca al lupo per il suo lavoro e la seguiremo sempre.